Il 6 maggio il Ministro dell'Istruzione oggi è in atto uno sciopero generale della scuola da parte dei sindacati di base e altre organizzazioni. Abbiamo qui Piero Bernocchi, segretario e portavoce della Confederazione del Cobas, e Stefano D'Amico, leader storico del Cobas. Bernocchi, perché siete in piazza e cosa chiedete al governo e al ministero? Intanto ricordiamo che oltre ad essere in piazza qua ci sono manifestazioni in altre 12 città. Intanto siamo contro questo decreto che cerca di reintrodurre cose che da anni i vari governi hanno cercato di fare, cioè gerarchizzare e differenziare i salari degli insegnanti attraverso meccanismi sempre più ridicoli. Questo è uno dei tanti e questa va bloccata subito, questo passaggio. Viene introdotto un meccanismo di formazione, anche questo assurdo, che assomiglia molto ai quiz invalsi. D'altra parte oggi siamo in piazza anche contro i quiz invalsi, si è dimostrato ampiamente che questi quiz fanno solo danni nella scuola, distraggono dalla didattica normale e corretta e ti fanno lavorare per dei quiz che dovevano giudicare scuole, docenti e studenti, in realtà non hanno dato nessun aiuto, nessuna istruzione fattiva per la scuola. Poi siamo contro, e questo lo ribadiamo, questa folle alternanza scuola-lavoro che ultimamente ha lasciato anche due vittime sul campo, cioè studenti portati in luogo di lavoro neanche sicuri, ma al di là di questi casi tragici è comunque un meccanismo che toglie soltanto spazio e tempo alla didattica e del tutto inutile, perché introduce una sorta di apprendistato. Infine ci metterei questa cosa ormai annosa e storica: ci sono precari che sono ritenuti ottimi e validi per fare la didattica tutti gli anni, anno dopo anno, ma non vengono stabilizzati perché si dice che non ne hanno i requisiti, per cui si continua a non capire perché avrebbero i requisiti per insegnare per 10 anni di seguito ma non per essere stabilizzati, e sono quelli che reggono almeno un quarto della scuola e che andrebbero definitivamente stabilizzati. In una scuola che però deve fare la cosa che non è stata fatta in questi 2 anni di pandemia. Ora la pandemia sembra attenuarsi, quindi tutti si sono scordati di quello che bisognava fare, cioè più aule spaziose e soprattutto sanificate, messe in condizioni di non dover comunque rischiare, per quanto la pandemia non sappiamo che fine farà. Enrico, c'era tanta attesa per i fondi del PNRR. Questi fondi sembra che però non andranno alla scuola così come avete chiesto voi e come anche la base da ormai 2 anni chiede, proprio anche per affrontare l'emergenza Covid. Come stanno le cose da questo punto di vista? Qual è il pensiero dell'Unicobas? Intanto non hanno fatto quello che dovevano fare durante la pandemia: ridurre gli alunni per classe al massimo a 15, sanificare l'aria come è stato fatto in Germania, dedicare dei trasporti specifici agli studenti, usare pullman e roba varia che sta nei magazzini, nei garage delle regioni, dello Stato e delle 4 armi dell'esercito. E non faranno neanche quello che poi avevano promesso di fare verso questo periodo di interludio della pandemia, perché purtroppo non è finita, e quindi hanno pensato di investire solo 800 milioni sulla scuola e sull'edilizia, quando solo per mettere a norma le strutture scolastiche in Italia servirebbero 13 miliardi di euro, come è stato stabilito dalla Protezione Civile addirittura già 10-15 anni fa. Inoltre devo dire che tutto andrà tutto a vantaggio, come dire, il PNRR degli speculatori, quelli che stanno soffiando sul fuoco dell'aumento di gas, elettricità, petrolio e roba varia, perché gli aumenti non sono solo legati all'invasione dell'Ucraina, e per esempio alle banche. Unicredit vanta 25 miliardi di crediti verso la Russia che non arriveranno, e quindi ecco là, ci penserà il PNRR.
e soprattutto aumenteranno le spese militari. Portarle al 2% vuol dire arrivare da 15 a 40 miliardi l'anno, un vero sconcio, una vergogna assoluta. Quindi questo sciopero è anche contro l'economia di guerra, che produce ulteriori danni e che non vede l'Italia in una posizione terza, come dire, che atta a sviluppare una trattativa diplomatica. Vede l'Italia come un paese bellicista, co-belliberante e che dà armi all'Ucraina senza tenere in conto tutto, come dire, lo sviluppo della situazione. Come sappiamo, lì la guerra è cominciata nel 2014, 8 anni, 14.000 morti, e questa propensione offensiva ed aggressiva della NATO certamente ci fa capire che il gioco è guidato dagli Stati Uniti, che stanno mettendo seriamente in crisi l'economia europea, in particolare quella tedesca e quella italiana, soffiando su una guerra che vogliono che continui all'infinito e raccontando agli ucraini ciò che non può essere, cioè che questa guerra la vinceranno sul campo, mentre invece avranno solo ulteriori distruzioni e rischiamo una guerra nucleare. Velocemente, siamo in chiusura, oggi c'era la possibilità di portare in piazza anche gli altri sindacati, perché c'è aria di sciopero generale, i sindacati rappresentativi potrebbero arrivare anche loro allo sciopero. C'è la possibilità di tornare in piazza l'ultima volta tutti insieme, l'ultima volta è accaduto nel maggio del 2015 contro la buona scuola, qua nelle vie di Roma circa 700.000 lavoratori più colpiti da questi. Secondo voi ci sono questi presupposti? Ma a me sembra un pio desiderio, perché sono anni che sentiamo annunci che non hanno. Intanto la prima cosa che mi sorprende è che questi sindacati, che sono considerati sindacatoni rappresentativi importanti, che stanno in tutti i palazzi possibili, abbiano scoperto che esisteva questo decreto. Quindi tutta sta rappresentatività, mi viene da dire, ma che serve? Se ti sorprendi all'improvviso, scopri un decreto del genere, che non è una cosettina, una sciocchezzuola, è una cosa dirompente. E poi avevano la possibilità, c'era intanto oggi, ma questo lo so che loro, l'idea di prendere date nostre li fa inorridire, ma comunque avevano altre possibilità. Adesso sento parlare di uno sciopero a giugno, per giunta, sì, attenzione, con una clausola con la CGIL che dice: anche se voi non sciopererete, riferendosi agli amici confederali e sindacatoni, noi lo faremo da soli. E beh, certo, se c'è uno sciopero della CGIL da sola il primo giugno, onestamente non mi pare che una prospettiva di sciopero unitario. E poi bisogna che ci mettiamo d'accordo sulla sostanza, perché sennò andiamo in piazza tutti insieme, quando, come e perché. Una battuta su un eventuale sciopero unitario. Beh, una battuta, c'è poco da dire. Questi hanno fatto a mossa perché avevamo indetto questo sciopero. Questo era lo sciopero, diciamo, giusto, temporalmente azzeccato, per impedire questo vergognoso decreto scuola, che ci riporta al concorsone di Berlinguer, cioè l'obbligo di un aggiornamento, che poi non basta neanche quello, che è obbligatorio, istituzionale, e che è solo la premessa per chiedere un bonus di qualità a 50%, verrà dato solo al 50%, come quello sarebbe stato dato solamente al 20%. Oltretutto questa data ventilata è ridicola, il primo giugno sarà probabilmente già passato il famoso decretone. Grazie a voi.